Grazie. Sì, Ecco perché non sentivo. Ok, grazie, buonasera a tutti. Io intervengo da Roma perché sono un'infermiera, coordinatrice del Forum per il diritto alla salute e sono coordinatrice stessa di questa associazione nazionale. Continuo? Eccoci. No, dicevo appunto che nella vita appunto lavoro, faccio la coordinatrice infermieristica e appunto lavoro è uno dei motivi per cui non posso essere presente e mi dispiace molto lì con voi. Ci tenevo però ad intervenire, grazie dell'invito. Io anch'io mi sento abbastanza piccola in questa associazione e in questa grande storia che è a Medicina Democratica e sono onorata anche di essermi iscritta. Il mio tempo di lotta l'ho iniziato però col Forum per il diritto alla salute, lo sto continuando e la nostra associazione proprio da poco ha elaborato un importante documento costitutivo e programmatico dove appunto riprendiamo tutti i temi di medicina democratica, quindi la salute, la prevenzione come fatto collettivo e non solo individuale, in tutte le politiche come tema intersezionale, come dice oggi anche il movimento femminista e transfemminista. Si deve ripartire, noi ripartiamo fortemente e ogni volta battiamo su questo punto dalla critica della logica del sistema sanitario e non del servizio sanitario. La parola servizio era stata legata alla parola diritto fondamentale dell'articolo 32 della Costituzione, di cui ci ha parlato con grande passione Ivan Cavicchi. Servizio sanitario, ma oggi vediamo dai loghi di alcune regioni come la Lombardia, come la stessa Regione Lazio che ha speso 200.000 euro di risorse pubbliche per cambiare i loghi alle autobus, alle auto, alle carte intestate e cambiare la parola servizio in sistema. E appunto è il cambiamento che è stato legittimato, è stato spiegato meglio da Edoardo Turi, dalla riforma Bindi con la 229 del 99 e l'equiparazione tra pubblico e privato, dove, diceva la Sartor, appunto, non è proprio un vero e proprio equilibrio ed equiparazione, perché il privato con le risorse pubbliche ci fa quel profitto che non reinveste e non redistribuisce, soprattutto verso i lavoratori. Inutile parlare di prevenzione e di salute territoriale se non si opta, secondo noi, per la produzione diretta del servizio. Perché siamo per la produzione pubblica e diretta dei servizi e in maniera molto convinta? Perché il pubblico non si deve far carico della spesa di quota di profitto del privato generato dal ribasso nelle gare dello sfruttamento del lavoro e spesso precario e atipico. Il problema del Covid è stata molto la precarizzazione del lavoro che è stata fortemente pagata dalle donne. L'ho sentita poco questa cosa. Io invece vorrei sottolineare anche molto questa cosa perché il 67% degli operatori sanitari è donna, i due terzi, e ne vorrei anche rappresentare questo importante contributo. Donne che fanno il lavoro di produzione e il lavoro di riproduzione, come è stato anche detto dal rapporto di Save the Children, queste donne che durante la pandemia hanno fatto anche proprio il lavoro di equilibriste tra fare le infermiere, le mediche, poi tornare a casa, fare le mamme, le maestre, le badanti se uno certe volte ha un parente a cui deve comunque badare. E perché siamo per la produzione pubblica e diretta dei servizi? Perché il pubblico, se è prevalente, è buona occupazione qualificata, lo sappiamo, e innesta un circolo virtuoso di buona circolazione appunto delle risorse. E perché, è stato detto meglio da Edoardo Turi, il pubblico deve controllare questo privato, deve controllare questo privato che allo stesso tempo è competitivo, che allo stesso tempo comunque deve andarci d'accordo. E tutto questo ha dei grandi costi.
In particolare noi proponiamo questo, concretamente, l'aumento dei finanziamenti per la sanità deve essere vincolato al solo servizio sanitario nazionale propriamente detto e non alle strutture sanitarie convenzionate e accreditate. Attraverso una, dove li andiamo a prendere i soldi? Li andiamo a prendere attraverso una riduzione significativa delle spese militari. E la campagna Sbilanciamoci lo sa dire meglio di noi, andiamo a vedere bene lì dove si possono andare a prendere i soldi. Proponiamo il blocco totale di tutte le esternalizzazioni, convenzionamenti, accreditamenti con i privati e un piano straordinario di reinternalizzazioni. Allo stesso tempo un piano straordinario di assunzioni nel Servizio Sanitario Nazionale con graduatorie nazionali e regionali. Un contratto unico tra sanità pubblica e sanità privata. Cosa c'entrano i lavoratori che lavorano nel Servizio Sanitario pubblico e quelli privati che hanno contratti diversi, fanno lo stesso lavoro, con le stesse responsabilità, devono mantenere gli stessi standard di qualità, ma allo stesso tempo ci ritroviamo nelle corsie degli ospedali con i requisiti minimi, certe volte anche al di sotto dei minimi, soprattutto nelle RSA, e mai adeguati, mai requisiti adeguati. È importante l'autocritica che fa o la critica che fa Andrea Filippi, questo è molto importante. Chiedo alla CGIL che si batta veramente tanto a livello nazionale per questo. Chiediamo un superamento della figura monocratica, neocronistica e autoritaria del direttore generale, che noi chiamiamo dittatore generale, che governa con i consigli di disciplina. Sappiamo quanto vengono repressi, si parla di manager diffuso, ma è l'altra faccia del mobbing, è l'altra faccia della repressione che viene fatta proprio sui lavoratori della sanità. E siamo per invece un controllo diretto e democratico da parte dei comuni, bisogna ripensare un controllo democratico da parte dei comuni, da parte dei municipi, da parte di tutti i lavoratori e da parte della collettività, della società organizzata. Il superamento del modello aziendalista, lo abbiamo detto tantissime volte qui a Medicina Democratica, e con la riduzione delle dimensioni dei distretti e delle ASL, che riportino ad un vero e proprio decentramento amministrativo e alla prossimità. Adesso si parla di medicina di territorio, le case della comunità. Si parlava invece, Maccacaro parlava di case della salute, che dovevano, anche se purtroppo sono state anche un po' una contraddizione, ma dovevano essere un'articolazione del distretto. Oggi sia nel PNRR che nel DM77 non si prevede nessun tipo di assunzioni di operatori all'interno delle, non c'è una sola parola sul piano di assunzioni, chi ci va a lavorare in queste case della comunità? Queste case dobbiamo andare a fare volontariato? Chiedo, perché la parola comunità riporta ad un'idea di sussidiarietà che è quella del cattolicesimo e forse non è quella del cristianesimo sociale, che forse all'inizio della nostra Repubblica aveva dialogato bene e aveva cominciato a parlare appunto di servizi legati ai diritti. Ma questa idea di sussidiarietà che ha portato alla Compagnia delle Opere, alla Cascina, eccetera, eccetera. Lo sappiamo noi che lavoriamo in sanità, lo sappiamo benissimo. All'esternalizzazione di tutte anche dei servizi cosiddetti core business, come chiama la scuola bocconiana, dagli infermieri agli operatori sociosanitari, agli operatori delle mense, della Manolo, eccetera, eccetera. Quindi queste case della comunità, che ci riempiamo la parola con la comunità, quando invece abbiamo sentito quanta solitudine c'è, quanta depressione dopo questo Covid, e soprattutto le istituzioni che non parlano con le comunità dei territori. Chiediamo una riforma dell'organizzazione ospedaliera secondo un moderno riforme sul territorio nazionale, che superi l'assicurazione dal territorio e soprattutto gli aumenti dei posti letto, che sono stati tagliati con i tagli lineari proprio negli ultimi decenni. Pensiamo che sia importante introdurre nei LEA tutte le cure odontoiatriche. Ho letto uno studio, molti studi contemporanei, che dimostrano appunto che raggiunti i 70 anni di età le persone povere hanno 8 denti in meno rispetto alle persone ricche. 8 denti in meno.
è fondamentale introdurre nei LEA tutte le cure odontoiatriche. L'abolizione dei numeri chiusi nei corsi di laurea di medicina e la formazione del medico di medicina generale e di famiglia universitari attraverso l'istituzione di una specifica specializzazione. Abbiamo bisogno che i medici di medicina generale veramente diventino specializzati, e il passaggio anche alla loro dipendenza al Servizio Sanitario Nazionale, insieme ai pediatri di libera scelta. Il blocco, lo abbiamo detto, di ogni autonomia differenziata del titolo quinto, e il blocco di tutte le assicurazioni sanitarie che vengono pagate dal pubblico, con l'abolizione della deducibilità fiscale, l'istituzione di un'azienda pubblica di produzione del farmaco, come ha detto anche Agnoletto, e la sospensione di tutti i brevetti del Covid. Queste sono proposte concrete che si possono fare nei prossimi anni. Per concludere, vorrei dire che i movimenti per il diritto alla salute, che purtroppo oggi fanno fatica a decollare, ma su questo ci stiamo in mezzo, ci lavoriamo con molta tenacia e passione, e veramente passione, che è quella che ci viene trasmessa e ci è stata trasmessa dai grandi come Basaglia, come Maccacaro, come Berlinguer e come Laura Conti. Questi movimenti per la salute devono essere connessi e legati al movimento e andare insieme al movimento pacifista, al movimento per la pace, no alle spese militari. E sta a noi, e ce la prendiamo tutto, ce la prendiamo tutto, l'onere nel dimostrare che la produzione pubblica dei servizi sanitari, ma non solo sanitari, pensiamo anche alla scuola, è molto meglio e è vera produzione e vera ricchezza della salute, come diceva Cavicchi. Grazie.